cittadini che anche quest'anno hanno, insomma, voluto essere presenti a questa manifestazione che è una tradizione per la città e grazie a voi che la mantenete. Sì, noi abbiamo iniziato tanti anni fa grazie a un'idea, credo, di Imparati, che era il nonno di colui che oggi poi è la nostra, diciamo, la persona alla quale facciamo riferimento per l'organizzazione, e ci piace continuare, vediamo che è una cosa che più o meno funziona sempre. Anche oggi abbiamo avuto una buonissima cornice di pubblico, è un'occasione per le realtà locali di mettere in mostra, diciamo, la finalità della propria organizzazione, per cui siamo ben lieti di poter continuare. Un palasport Mario D'Agata occupato in ogni ordine di posto ha salutato l'arrivo della Befana. L'evento tanto atteso dai più piccoli è tornato grazie all'impegno del quartiere di Porta del Foro, che ormai da 34 anni organizza una Befana per la città e che ha richiamata al palasport anche le associazioni del territorio aretino, dalla danza al basket, dalla ginnastica alle arti marziali. L'evento organizzato dal quartiere di Porta del Foro è stato anche un'occasione per parlare di Giosta del Saracino a pochi giorni dall'apertura dell'anno giostresco con la donazione dei ceri al beato Gregorio X. I motori per la prossima giostra si stanno scaldando, anche se oggi è freddo? Oggi è necessario scaldarsi. Come puoi vedere abbiamo tutti i giostratori, il parco giostratori, stiamo già lavorando e speriamo che a giugno di poter toglierci qualche soddisfazione che abbiamo, credo, dimostrato di poterci togliere. Ancora ci manca forse quel gradino decisivo, ma sono fiduciosissimo.